È stata inaugurata ieri sera nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela la quarta edizione della Primavera dell'Arte, promossa dal Gruppo Archeologico d'Italia Geloi Triskelion, grazie alla collaborazione di altre associazioni, tra cui la Proloco. L'iniziativa è stata salutata con entusiasmo dal direttore del museo, Ennio Turco. Ma l'obiettivo della Primavera dell'Arte qual è? Quello di richiamare turisti in città? Credo richiamare il turista in città è un'operazione molto più difficile, perché questa, parliamo di un'industria del turismo che riguarda di più le borse del turismo, riguarda molte cose che il museo come istituto di cultura non ha competenza. Questi sono altri istituti che hanno la competenza del turismo. Noi proponiamo, se vengono è un bene per la città, ma se non vengono non possiamo farci Voi il niente. vostro l'avete fatto. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Nei locali del museo è stata allestita una mostra di dipinti e sculture a cura del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. Sono presenti Alfredo Bordenga di Agrigento, la scultrice Lina Territo, ma ci sono anche pittori come Antonio Chipinti, come Pietro Attardi, Andrina Bertelli, Pippo Porte di Cefalù, Andrina Bertelli e tanti altri pittori di un certo valore e prestigio, assieme a uno scultore locale, Roberto Tascone di Gela, che ha presentato tre sue prestigiose opere messe a disposizione qui in esposizione nel nostro museo. L'archeologa Serena Raffiotta ha tenuto una conferenza dal titolo Dei a Morgantina, il ritorno di Ade. Il rientro della testa di Ade in Sicilia è un argomento di grande attualità, naturalmente, e Morgantina ha in comune con Gela le origini nel mondo greco, per cui due centri che si uniscono, così come ad unire Gela e Morgantina è anche un tema recente, diciamo attuale, che è quello del trafugamento delle opere d'arte, per cui il recupero di questo preziosissimo reperto restituito dagli Stati Uniti all'Italia ci fa sperare che altre storie di trafugamenti possano avere un lieto fine. Gli appuntamenti della Primavera dell'Arte continuano fino al 21 maggio prossimo. Oggi c'è stato l'altro appuntamento del Cultural Game, un evento straordinario a cui hanno partecipato 50 studenti divisi in quattro squadre, che ha permesso di andare per la città a ricercare un po' i tesori di Gela attraverso alcuni enigmi. Abbiamo altri importanti appuntamenti, come quello del 13 maggio, una mostra archeologica, poi il 15 saremo impegnati ai bagni greci e il 21 si chiude la straordinaria chiusura con la visita notturna alle mura. Devo dire che siamo molto felici della partecipazione della cittadinanza, non ce l'aspettavamo, sia per le mini Olimpiadi che per la mostra, eccetera, e speriamo di proseguire così per i prossimi appuntamenti.